Circolo Artistico di Arezzo con Gianna Ghiori, parliamo dell'inizio di questo progetto inclusivo e bellissimo che si chiama Mani Bianche, che prende il via proprio questa sera e che però è destinato ad avere un futuro anche in corsi particolari. Ci spieghi tutto? Questo è un coro, appunto, come hai detto tu, inclusivo, solidale. Lo scopo è veramente utilizzare la musica come mezzo anche per stare insieme, per condividere comunque una passione e poterla esprimere in più modi, non solo con le note, non solo con i suoni, ma anche con i gesti. Quindi lo scopo è veramente di allargare la condivisione, lo stare insieme, il condividere una passione con mezzi oltre superiori a quelli musicali, quindi integrativi rispetto a quelli musicali. Questa sera c'è anche un'esperta del linguaggio dei segni e proprio questa anche la particolarità, inclusione vuol dire allargare la musica anche a chi non può esprimersi in altri modi, ma il linguaggio dei segni sappiamo che può esprimersi in moltissimi modi, quindi i corsi partiranno da settembre per formare un altro coro. Praticamente il coro sarà unico e i ragazzi si esprimeranno in doppia modalità, si esprimeranno con i gesti LIS e saranno guidati dalla nostra esperta Rachele Vanni. E poi ci sarò io, quindi saremo due direttori, uno accanto all'altro, e faremo musica insieme. Benissimo, e allora buon lavoro. Grazie.